Quindi è un'occasione importante per ricollegarsi, riconnettersi con la città questa. È stra importante perché che cosa significa la sommaria riapertura di un pubblico esercizio come sono i bar, come sono i ristoranti. Perché? Perché è un incontro con delle persone, l'incontro di nuovo piacevole, l'incontro di nuovo con gli amici. Mi dispiace soltanto che è molto fugace. Auguriamoci che diventi un'altra volta, come è sempre stato, un rapporto bellissimo, stupendo con gli amici e con la gente. Perché il bar è indispensabile, il commercio in tutto. E di conseguenza il piacere di riaprire, il piacere di stare insieme non ha senso. Potevo prendere fuori. Sì, viviamo fuori insieme. Consigliere Di Giovanni, anche lei un augurio per una pronta ripresa economica. Mi tolgo la mascherina perché almeno qui all'esterno posso toglierla. Sì, diciamo che noi auspichiamo che il commercio possa ritornare a vivere sul nostro territorio. Anche come amministrazione stiamo pensando a delle iniziative per aiutare il commercio. Proprio venerdì c'è un consiglio dove presenteremo un documento per il riesame dell'occupazione suolo pubblico in modo da incentivare alla riapertura tutte le attività commerciali che possono essere bar, ristoratori, eccetera. Credo che in questa fase, se non ci sarà la curva epidemiologica in salita, ma si stabilizza o anche scenderà come auspichiamo tutti, penso che bisogna ripensare a come ripartire, a come aiutare le attività produttive della piccola e media impresa, gli artigiani, i ristoratori e anche i bar. Allora, com'è questo ritorno al caffè? Al caffè è buono, il ritorno al caffè è buono. Speriamo di tornare presto alla normalità. Però. È un'occasione benaugurante, giusto? È quello che serve per iniziare bene una giornata. Un buon caffè, la nostra sana abitudine quotidiana. C'è anche un simbolo dietro tutto questo, la ripresa dell'attività. La ripresa dell'attività, speriamo che parta bene. Quello è importante. Se lo lasci un po' di libertà.